The Minnesota Vikings have selected Randy Moss. Le idee non sono nient'altro che un ricombinare, rimettere insieme concetti, elementi e molecole che vengono da parti diverse, ma che tu hai collezionato attraverso le tue esperienze. E quindi mettendo insieme un'idea che viene da una parte e un concetto, un modo di farlo che viene da un'altra, e unendoli insieme, tu hai quella che io e te chiameremmo normalmente idea. Perché all'inizio, se uno questo ragionamento non l'ha mai fatto, non l'ha mai sentito, può dire: ma come? Ma no, io dormo, mi concentro, guardo un albero e pac, mi si accende una nuova idea. Ma in realtà, se tu lo vai a scrutinare, analizzare bene, non è proprio che si è acceso da nulla qualcosa. C'erano già delle cose nella tua testa che tu, consapevolmente o inconsapevolmente, hai rimiscelato insieme. Così come hanno fatto in maniera straordinariamente efficace alcuni personaggi. Prendi per esempio Derek Vincent Smith. Uè, what up, Bin? Ma chi è? Scusa, chi è? Della Salernitana? Di chi è? No! Derek Vincent Smith è un musicista che usa addirittura questa consapevolezza per essere ancora più creativo. Cioè, invece di andare a scrivere della musica nuova e farci un disco, Derek Vincent Smith che cosa fa? Dice: sai che voglio fare? Voglio andare in giro per un po' di studi, di registrazione nei posti dove proprio c'è la musica, che esci nelle strade e c'è musica, proprio il posto respira musica, gente impregnata di musica. Voglio prendermi dei musicisti del posto, gente proprio che la musica la vive da quando è nata, portarli in studio di registrazione in questi posti dove vivono, dargli un po' un là, un po' fammi questa cosa, tipo una melodia così, un ritmo così, e poi lasciarli andare liberi e registrare tutto quello che fanno. Fermo. Che ti fa a questo punto il Derek? Il Derek ti torna a New York, dove diamine abita, prende tutta questa roba e stampa dei dischi in vinile, che usa come farebbe un disc jockey per estrarre da questi dischi alcuni pezzetti, rimiscelarli insieme e a questo punto creare dei nuovi brani. Sta male, diamogli aiuto. Cosa si fuma? Niente di tutto questo. È un processo creativo, questo da cui togliersi tanto di cappello, ma non è una cosa strettamente accademica o teorica. I frutti del suo lavoro sono eccezionali. Vatti a vedere l'album che si chiama Pretty Lights, Around the Block. Torna all'isolato, featuring Talib Kweli. Prenditi questo pezzo, sentitelo, guarda le immagini e poi dimmi che ne pensi. Everything is perfect, everything just fine. We're keeping everything moving, but the sun is shining. Stessa storia, se vuoi proprio morire, sentirti male, vedere delle cose straordinarie, è quella che fa Pogo, piuttosto che Sports Remixes, su YouTube. Chi? Pogo. Ma chi è? Uno che crea nuove canzoni usando praticamente dei pezzettini piccoli, dei brani, delle colonne sonore, dei film di Walt Disney. Nah! Sì, sì! Quell'altro che hai detto prima, come si chiamava? Sports Remixes. E questi invece che fanno?
Questi proprio ti puoi tagliare le vene prima di guardarlo, così lo vedi nello stato giusto. Prendono delle frasi dette dai giocatori durante le partite di football americano piuttosto che le interviste dei cronisti sportivi dopo o prima la partita nella conferenza stampa e le rimettono insieme di modo che diventano delle canzoni. Il titolo del video è One Clap. Un battito, guarda i sardi, vattele a vedere e poi dimmi. Next question, next question, next question, next question, next question. You look at this opportunity to revitalize your career. I don't need to revitalize nothing. Everybody know who I am. This probably will be my last year here as a Patriot. You guys tell the people, Moss this, Moss that, Moss this, Moss that, Moss this, Moss that. Are you gonna come out today, Moss? Creatività non nasce qua. The Minnesota Vikings have selected Randy Moss. Well, before I get the questions, man, I'd like to say something. Everybody, one clap for your 84.